Buongiorno a tutti, oggi parliamo di comunità energetiche rinnovabili e lo facciamo con Nicoletta Gozzo che è responsabile della divisione Enea Smart Energy e in particolare referente per un osservatorio sulle comunità energetiche rinnovabili di Enea. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, buongiorno. Allora, la promozione dello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili è in questo momento fondamentale, sia perché spingono fortemente la decarbonizzazione e poi in secondo luogo possono dare l'avvio veramente da una parte a una democratizzazione della produzione di energia elettrica e dall'altro garantirci anche una indipendenza di energia che in questo momento, vista la situazione geopolitica, non fa mai male. Enea ha costituito un osservatorio. Ci vuole spiegare quali sono gli obiettivi di questa organizzazione e cosa vi proponete in ambito CER con questo osservatorio? Sì, buongiorno a tutti. Allora, l'osservatorio è stato costituito, come dire, per essere fondamentalmente un punto di confluenza, un punto di incontro tra tutti i soggetti, tra quei diversi soggetti che sono sia direttamente che indirettamente coinvolti nei processi di costituzione, di sviluppo, di gestione di una comunità energetica, tra cui i cittadini che oggi rappresentano uno stakeholder importante, un nuovo stakeholder che ha un peso rilevante. E poi l'altro obiettivo è quello di essere uno strumento operativo, quindi proprio uno strumento operativo di confronto tra tutti i soggetti coinvolti al fine di supportare, facilitare e anche promuovere la diffusione delle comunità energetiche, che sono un nuovo contesto gestionale, e quindi anche facilitare il conseguimento di quegli obiettivi di transizione, coniugando l'aspetto della digitalizzazione, quindi la condivisione dei dati di utilizzo, i tool gestionali, la condivisione dell'energia, il potenziamento della produzione di energie da rinnovabili e l'utilizzo delle energie da rinnovabili, e quindi andando sempre più verso quello che è il concetto di comunità sostenibile, e quindi arrivando proprio ad una condivisione di quelli che sono i beni e i servizi. Quindi questi sono gli obiettivi, come dire, l'obiettivo per il quale l'osservatorio è nato. Per fare questo l'abbiamo strutturato in quattro tavoli di lavoro, che sono poi le tematiche che sono emerse nel momento in cui ci siamo incontrati tra quegli stakeholder che hanno deciso di partecipare e contribuire allo sviluppo dell'osservatorio. Quattro tavoli di lavoro riguardano: uno, gli aspetti regolatori, gli aspetti amministrativi, quegli aspetti legali, insomma quelli re relativi alla governance; un altro molto importante, quello dell'acquisizione e gestione dei dati; il terzo, quello sugli aspetti economico-finanziari, e poi l'informazione al pubblico, che questa è una tematica assolutamente importante affinché le comunità energetiche possano prendere piede per dare la giusta informazione, la giusta comunicazione di quello che come dire, l'osservatorio, il ruolo dell'osservatorio, ma soprattutto il ruolo della comunità energetica, perché è importante favorire lo sviluppo di comunità energetiche. Le problematiche che affronteremo, le tematiche, come dire, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, riguarderanno quali sono le forme giuridiche che meglio si prestano alla costituzione di una comunità energetica. Poi ci sono gli aspetti di governance, quindi qual è il tipo di organizzazione interna tra membri che permette meglio di regolare i rapporti tra i soci i soci, diciamo, i membri di una comunità energetica, che sono sicuramente numerosi, potenzialmente molto numerosi, col tempo lo saranno sempre di più, e soprattutto eterogenei per tipologia di contributo, quindi soggetti completamente differenti che hanno anche spesso e volentieri interessi che possono essere concorrenti. Poi ci sono quelli relativi agli aspetti economico-finanziari, per valutare una domanda che viene sempre fatta, cioè se i ricavi e gli incentivi sono sufficienti per coprire i costi della comunità energetica, e anche per poter destinare una quota dell'incentivo per finalità sociali, di sviluppo del territorio, miglioramento di quello che è il territorio nell'ambito del quale la comunità energetica si è installata. Poi ci sono gli aspetti tecnologici, che riguardano tutta la parte delle tecnologie e anche dei tool che serviranno per gestire una comunità energetica, tutta la parte di management. E poi, ovviamente, come dicevo prima, le attività di divulgazione, che sono molto importanti perché,
per far sì che le comunità energetiche possano prendere piede e poi per avere una chiara idea di quelle che sono ovviamente le regole del gioco, cioè cosa significa partecipare a una comunità energetica, quali possono essere i vantaggi, quali possono essere, come dire, gli obblighi, fra virgolette, quali uno deve attenersi. Certo. Ha raccontato molto bene, in effetti le comunità energetiche servono proprio da un lato a fare comunità, quindi a creare valore ma anche a ridistribuirlo poi sul territorio tra i vari stakeholder, quindi pubbliche amministrazioni, industrie locali e cittadini. Dall'altro però, come ci ha delineato, sono soggetti giuridici anche complessi che richiedono la messa a fattor comune di diverse professionalità. Detto questo, però, mi sembra di capire che voi come Enea avete una grande fiducia in questo modello di sviluppo energetico. Beh, sì, assolutamente sì. La comunità energetica è sicuramente un meccanismo che potrà portare a dei grandi benefici proprio a livello di sistema, non solo di sistema, ma anche a livello di paese. Innanzitutto va a creare dei legami, no, sul territorio fra i soggetti che ne fanno parte, come dicevo prima, va a comunare interessi, cioè soggetti che tra loro possono avere interessi differenti e talvolta anche concorrenti, poi soggetti che hanno estrazioni completamente differenti. E quindi favorire cioè arrivare proprio a comprendere che è un obiettivo comune lo sviluppo delle comunità energetiche e anche un altro aspetto importante è quello di aiutare a pensare che non bisogna porsi la domanda, questo lo dico sempre, non bisogna porsi la domanda quali sono i miei vantaggi, cosa guadagno, cosa risparmio, ma come contribuisco effettivamente al conseguimento degli obiettivi di transizione, all'obiettivo di decarbonizzazione, ad una maggiore sostenibilità ambientale. Cioè, tutti i giorni sui giornali leggiamo sempre del problema dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento delle temperature, quindi come dire, non sono soluzioni che possono essere secondo me oggi scelte, ma sono soluzioni che oggi devono essere assolutamente adottate, un po' come la mascherina durante il periodo del Covid, cioè non era una scelta obbligatoria, magari non piaceva a nessuno, però alla fine ci siamo tutti adattati. Ecco, questa è una di quelle soluzioni che secondo me alla quale ci dovremmo tutti adattare, ma dal punto di vista sociale è una bellissima soluzione. Sì, noi concordiamo. Come sempre però, insomma, in Italia c'è un personaggio che raramente si siede al tavolo di queste cose, no? Mi riferisco, diciamo, al governo che in questo momento è latente dal punto di vista dei decreti attuativi, no? Abbiamo recepito quello che l'Europa ci chiedeva, però ci manca sempre l'ultimo pezzettino. Ecco, quali sono i passaggi che devono ancora essere smarcati per mettere a terra il potenziale delle CER? Come diceva lei, abbiamo bisogno assolutamente di questi decreti, perché in realtà abbiamo bisogno di una normativa che sia chiara, che sia semplice e che sia di lungo respiro. Cioè le istituzioni devono consentire a tutti gli attori delle comunità energetiche, ma soprattutto a noi cittadini, di vedere in questo risultato, in questa soluzione, in questo nuovo contesto gestionale, un risultato, un'attività, una partecipazione di lungo periodo, no? Bisogna entrare a far parte di una comunità energetica sapendo che le regole del gioco sono quelle, cioè che non verranno cambiate nel tempo, cioè ci vuole un po' di, secondo me, un po' di certezza, no? Quindi chiede alle istituzioni un approccio collaborativo e attivo. E poi ci sono spesso troppi meccanismi che sono virtuosi, no? E aspetti burocratici che rallentano lo sviluppo e soprattutto che lo scoraggiano. Quindi non è facile la costituzione di una comunità energetica da un certo punto di vista, proprio per gli interessi diversi che ci sono per i diversi soggetti, però è una soluzione che nel momento che le regole sono chiare, secondo me è una soluzione ottimale, nel senso tutti potranno
tutti potranno partecipare. Partecipare a una comunità energetica per un singolo cittadino può essere una cosa anche molto, molto, molto semplice, ovviamente diverso per colui che è proprio il produttore dell'energia da rinnovabili. Quindi ci sono ruoli differenti. E lei mi chiedeva chi era prima il personaggio, il protagonista principale. Non c'è un protagonista principale. All'interno della comunità energetica siamo tutti fondamentali. È evidente che se proprio dobbiamo andare a cercarne uno, è colui che installa, colui che produce l'energia da rinnovabili. Questo sicuramente. Senza di questo, ovviamente, una comunità energetica non può essere costituita. Quindi ci vogliono due soggetti, uno che è il produttore e l'altro che è il consumatore. Uno che consuma. E infatti molto spesso questa figura diventa la stessa, infatti si parla di prosumer, no? Di prosumer, esatto. Esatto. La ringraziamo, esatto. Nicoletta, noi terremo sotto osservazione l'osservatorio di Enea, che come partner terzo di grande autorevolezza anche scientifica può fornirci tutte queste informazioni. E invitiamo poi ovviamente tutti i nostri ascoltatori a fare la stessa cosa e a seguire l'argomento, perché appunto è un po' il futuro della produzione di energia. Grazie Nicoletta. Assolutamente, grazie a voi, buongiorno.